due napoletani a Madrid a mangiare pizza e carbonara. Saranno buoni? E voglio, ciao! Benvenuti e bentornati sul canale Sperano. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi siamo qui a Madrid, non sono solo, adesso vi farò vedere chi è con me per tentare una cosa a livello culinario. Prima di tutto lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale perché vi sto portando contenuti anche oltre l'Italia. Infatti oggi voglio sperimentare una cosa con la mia ragazza. Siamo qui fuori il ristorante Partenope per assaggiare pizza e carbonara, quindi due piatti tipici italiani, per capire se effettivamente qui sono bravi come in Italia o comunque si avvicinano. La scelta oggi è ricaduta proprio su questo ristorante in particolare, che non conoscevo prima. Perché? Per via del nome. Non so se effettivamente c'entra qualcosa Napoli, ma qualcosa mi dice di sì, perché si chiama Partenope e quindi il cuore, la testa mi hanno portato qui. Entreremo dentro, scopriremo se c'entra qualcosa Napoli, ma soprattutto scopriremo se Napoli e Roma, nel caso della carbonara, c'entrano qualcosa con i piatti che ci porteranno. Come vi dicevo, non sono solo, c'è con me Roberta. Buon saluto. Ciao. E voglio. Vai, eh. Ma che devo dire? Salute. Ciao, sono anch'io. Sei carica per questa esperienza culinaria oggi? Sì, carichissima. Cosa ti aspetti? Di mangiare bene o di mangiare una chiavica? Di mangiare, perché tenim fam. Fatta adesso, visto che c'è anche il menù fuori, ve lo mostro, vi faccio andiamo vedere. Andiamo a sbirciare. Esatto, andiamo un po' a sbirciare e vediamo cosa c'hanno. Eccolo qui ragazzi, il menù del ristorante Partenope. Antipasti, vitello tonnato, parmigiana, crocchetta di patata, stracciatella, poi ci sono le varie pizze. Partenope, diavolissima, 5 formaggi e taralli, mortadella, vabbè, chiederemo se ci sarà anche la margherita. Pasta e risotti, carne e pesce, starts. Amo le stesse cose, sono in inglese. Tengo fam, e quindi automaticamente tengo pure su one. Ok, ce ne possiamo andare. A posto, voglio. Vi ho mostrato anche il menù. Entriamo dentro, mangiamo e vediamo com'è. Go, vai, entra. Allora tu cosa hai deciso di prendere in questo ristorante a Madrid? Pizza margherita. Quindi tentiamo proprio la sorte. Pizza che mi piace. Io voglio invece sono andato con un primo piatto nemmeno tipico napoletano, tipico italiano e più nello specifico romano, la carbonara. Però ho chiesto una piccola modifica, non gli spaghetti, ho preso i rigatoni perché mi piacciono di più come tipo di pasta. Vediamo cosa ci arriva e ve lo facciamo sapere. Ah, pizza margherita arrivata. Allora, l'aspetto è chiaramente diverso, se non diversissimo, dalla nostra. A primo impatto, allora sopra vagliù, come vedete, vabbè, sì, margherita, penso che sia basilico, questa crema verde. Sì, penso che sia una crema di basilico, proprio la prima volta che la vedo così. La consistenza della pizza, come vedete, lo so, croccante. È croccante, esatto, è croccante. Vediamo. Non è male, è diverso rispetto alla nostra pizza. Non è male, devo assaggiare però. Dai, assaggia proprio tutta la fetta per vedere com'è. E però che si scioglie molto. È buono, non è male. Si scioglie in bocca, tipo. È buono. Questo è croccante, però è buono. Non me l'aspettavo, pensavo peggio. Allora, come mangia la pizza e la forchetta tu? Ragazzi, voi invece fatemi sapere come la mangiate la pizza, di solito, forchetta o con le mani? Io di solito con le mani, cioè mi trovo con la forchetta, dico la verità. Vai, vai, altro morso. Però adesso che l'hai finita, questa prima fetta, voglio un voto sincero a sta pizza, tenendo anche in considerazione quella che siamo soliti mangiare a Napoli. Beh, un 6,5 la merita. Oh, sufficiente, pure di più. Buona. Oh, aiù, è arrivato anche il mio primo piatto. Io sono andato di primo piatto. Allora, innanzitutto me l'ha portato in questo pentolino. Sopra in realtà c'era anche il coperchio, però me l'ha tolto. È già sfizioso, diciamo, come me l'ha portato. Vedo molta cremosità, vedo una faccia buona. Adesso vi faccio sapere ovviamente al gusto com'è. Allora, aiù, come vedete qui, guardate qua quanto è cremoso dentro al piatto. Prendiamo un po' di tutto. Facciamo questo primo assaggio. Ho preso un po' di tutto, come vedete. Bello pieno pieno.
ci sta. Io tra l'altro la carbonara l'ho anche assaggiata proprio a Roma e vi devo dire, un po' mi ci ha riportato con la testa a Roma. Non è male, anzi, non è buono. Ci sta, eh. Io credo soprattutto perché, come l'ho detto già prima, il ristorante è molto all'italiana. Non ho ancora parlato con i proprietari, probabilmente saranno addirittura napoletani, perché come ho fatto vedere il nome del ristorante è Partenope, che è uno dei motivi per cui ho deciso di venire proprio qua. Quindi probabilmente la matrice italiana, ecco, si sente in questo primo piatto. Voto da 1 a 10. 7 e mezzo. È buono. L'unica cosa che però non mi trovo, perché il primo piatto mi ricorda molto l'Italia e la pizza almeno visivamente non me la ricordo. L'unica cosa, Vaiu, ve ne sarete accorti anche voi, non sono rigatoni, sono fusilli, in realtà fusilloni, l'ho letto anche sul menù, fusilli un po' più grandi, ci sta comunque, mi piace come tipo di pasta. Comunque non posso dare un giudizio sulla pizza mangiandola perché sono intollerante al lattosio, lo sapete. Però intanto tu stai mangiando e sto facendo riunione per voi. Ok. Guanciale. Ma io, a proposito di carbonara e a proposito di Roma, a voi piace di più la carbonara o la matriciana? Fatemelo sapere. No, oh, credo, non ce la fai più. Non ce la faccio più. È tipo l'impasto del pane, quindi pesante. Non ce la faccio più, ho mangiato 2 pezzi. Un altro poco, pure perché ci siamo a mettere in forza, eh. Oggi dobbiamo camminare. Sì, mi andare a dormire. E mi rimane che ci abbiamo piaciuta la sangria. Che lo sbattiamo in terra. Ma qui, e se Roberto ha detto che lei non ce la fa più perché è pesante, essendo un po' simile all'impasto del pane questa pizza, a me ultimo fusillone che teneva una fame esagerata. Ripeto, buoni. E poi prendo un pezzetto, olio di pane, scarpetta e via. Ragazzi, ho appena conosciuto lo chef del ristorante Partenope. Buongiorno, Francesco. Francesco, come vi avevo detto, avevo capito dal nome che funzionava. Bravo, bravissimo. Tu da quanto tempo sei qua? Allora, a Madrid sono da 8 mesi, però in Spagna da 10 anni. Ah, ok. E le ragazze hanno dato una pizza un po' diversa dal solito, anche se gli ha dato un bel 2, 6 e mezzo che ha dato. Ah, ottimo, per stare all'estero è buono. Esatto, che pizza è? Perché basicamente noi facciamo una pizza che è mista tra napoletana e la pinzalone. Ah, ok. Perché usiamo la farina classica, poi abbiamo farina di soia, farina di mais e farina di riso. Ok. Diciamo, mischiamo queste 4 farine, esce questa pizza un po' più croccante, stile tra pinza e pizza con napoletana. Ci sta, io invece ho mangiato i fusilloni alla carbonara. Eppure ci sta, ma se io ho dato 7 e mezzo, nulla, ancora meglio, ancora meglio. Ti trovi bene qua? Super bene, grazie. Napoli è un'altra cosa, oppure... Napoli è sempre nel tuo poi quest'anno Napoli grande, quindi... A proposito, forza Napoli sempre. Sempre forza Napoli, grazie. Video finito. Pranzo finito, devo essere sincero. Soddisfatti, abbiamo dato anche dei bevuti, ho conosciuto anche lo chef napoletano di questo ristorante, come vi dicevo il nome non mente ragazzi, pure non mente, sono di Napoli, infatti la cucina è stata buona, la pizza ve l'ha spiegata, è un po' diversa dal solito, però comunque ci stai, abbiamo dato un bel voto, niente voglio, quindi esatto ragazzi, vi consigliamo comunque come ristorante qui a Madrid, spero vi sia piaciuto il video, quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video e sempre solo forza Napoli, sempre.